Mosè non è ancora contento, vuole qualcosa d'altro. La promessa io sarò con te, per lui vuol dire niente. Infatti la domanda che fa subito dopo è, ecco, quando andrò dagli Israeliti e dirò loro, il Dio di vostri padri mi ha mandato da voi, essi mi chiederanno, e come si chiama? E questo è un problema. Come si chiama questo Dio? Come lo chiamava Abramo? Dio del cielo. Ma questo è un modo di dire molto, molto generico. Come lo chiamavano Isacco, Giacobbe e Giuseppe? Dio del cielo. Ma come si chiama lui? Ma Dio, se davvero è Dio, può dire il suo nome? Perché? Perché dite di no? Perché nella mentalità semitica antica, conoscere il nome di una realtà vuol dire possederne l'anima, coglierne l'anima nel profondo. Se l'uomo potesse conoscere il nome di Dio, vorrebbe dire che è a livello di Dio, che Dio lo può prendere in mano e metterselo in tasca, fargli fare quel che vuole, può gestirlo. Ecco perché questo Dio non ha nome. Ma Mosè vuole incastrarlo, lo sa bene che domanda sta facendo, lo vuole incastrare e Dio gli risponde come? Da par suo, gli dà la famosa risposta, Eyé Asher Eyé. Questa è la risposta che dà. Tradotto, io sarò sempre quello che sono. Per sé letteralmente, io sono quello che sono. Eyé Asher Eyé. Quindi gli chiede un nome, gli dice un verbo, qualcosa che avviene. E cosa avviene? Eye asher eye. E poi, continuando nel discorso, dice, poi aggiunse, così dovrà rispondere agli israeliti, il Dio che si chiama io sono, che è qualcosa di diverso da eye asher eye, io sono, mi ha mandato da voi. Eye, voce del verbo essere. Io sono quello che sono, Eyé Asher Eyé, sono come sono. E poi dice io sono, ma quando dice io sono non dice Eyé, cambia. Usa le famose quattro lettere, I, H, U, H. E sono quattro lettere, che sono una forma del verbo essere, che possono essere lette in due modi diversi. Se mettiamo una A sotto la prima H, va una E sotto la seconda H. I-ya-u-e. Yahweh, come diciamo noi tante volte. Però si può mettere anche una E sotto la prima H e allora la U diventa O e sotto la seconda H ci va una A. I-e-o-a. Jehovah. Il nome Jehovah deriva da, è la seconda lettura. E notate tutte e due le letture, Yahweh e Yehovah, sono testimoniate nel racconto biblico. Non è che i testimoni di Geova hanno inventato qualcosa. Siccome la maggior parte delle chiese cristiane, sia cattolici sia protestanti, 150 anni fa il loro gruppo è cominciato, preferivano la prima formula, IAUE, loro per distinguersi hanno preferito la seconda, IEOA. Tutto il problema, eh? Ed è venuto fuori Geova. Se voi ci fate caso, è una parola, sia in una lettura sia nell'altra, IAUE, IEOA, che gira in bocca senza fermarsi da nessuna parte. Non ci sono lettere, consonanti o labiali o dentali o gutturali che obbligano la parola a bloccarsi da una parte, a scontrarsi con qualcosa. Due parole fatte per non essere pronunciate comunque. E infatti questa parola, per gli ebrei, fino a 2000 anni fa ormai, 1930 anni fa per la precisione, poteva essere pronunciata una volta sola all'anno da una persona un certo giorno in un certo luogo. Chi era quella persona? Il grande sacerdote. In quale luogo? E dove nel Tempio? Nel Santo dei Santi. Quale giorno? Più che espiazione del perdono. Lo Yom Kippur, il giorno del perdono. Allora entrava il grande sacerdote nel Santo dei Santi, la parte più tabù del Tempio di Gerusalemme, con in mano un aspersorio intriso del sangue del capro espiatorio e spruzzava, fino a 600 anni prima di Cristo, spruzzava l'arca dell'alleanza, il coperchio dell'arca dell'alleanza. Poi Nabucodonosor sparisce l'arca dell'alleanza con la distruzione di Gerusalemme di 600 anni prima di Cristo, per cui quando viene ricostruito il Tempio, dopo l'esilio, quella stanza è vuota, totalmente vuota. Quindi spruzza l'aria, praticamente. Ecco, solo quel giorno in quella stanza il gran sacerdote poteva dire una volta, Il nome. altrimenti queste quattro lettere ancora oggi gli ebrei non le leggono mai. Quando arrivano lì dicono Adonai, un'altra parola che vuol dire mio Signore.
Ecco perché nella nostra traduzione dell'Antico Testamento si dice Signore, oppure delle volte si dice Dio. Quando si dice Dio è perché si traduce la parola El. Quando si dice Signore è perché si traduce la parola Yahweh, le quattro lettere. Il famoso tetragramma sacro lo chiamano gli ebrei, le quattro lettere sacre. E cosa vuol dire questo nome? Yahweh. Per sé vuol dire io sono quello che sono. Com'è? Eie, Asher, Eie. Significato è uguale. Quindi dice, tu sta al tuo posto e fregatene di come mi chiamo. Sono affari miei come mi chiamo. È il rifiuto di Dio di darsi un nome. E infatti non a caso gli ebrei chiamano il loro Dio, che poi è il nostro, in due modi stranissimi. Uno dei nomi che hanno dato loro a questo Dio è il nome, Hashem. Il nome. Il nome dice, il nome fa. Vuol dire Dio dice, Dio fa. Ma lo chiamano anche il senza nome, perché sanno che quel nome non è un nome. Perché se avesse detto il suo nome si sarebbe messo in mano a Mosè, sarebbe diventato un gingillo, un idolo in mano a Mosè. Per cui sono coscienti che questo nome non dice niente di quel che è lui. Indica qualcosa, qualcosa di quello che è o di quello che fa. Io sono quel che sono, fregatene. Non sono affari tuoi. Questo è il primo significato. Poi ce n'è anche un altro. Io sono colui che è. Dice la eternità di Dio. Dio non esiste, Signore. Esiste Dio? Sì o sì? No, non può esistere Dio. Perché esistere, per carità, per noi possiamo dire che Dio esiste, burla mio sul monte, è vero o no? Ma la parola esistere non è la parola essere. Esistere è la traduzione di una parola latina che è fatta di due parole, ex, sistere. Essere stabili venendo da, vuol dire. Esiste ciò che comincia, ciò che è creato, ciò che è fatto da qualcun altro. Dice, lui c'è, lui è. Io sono colui che è, dice la sua eternità. Noi possiamo dire che esiste, perché per noi dire esistere, dire essere nel linguaggio spicciolo è la stessa roba. Però se vogliamo mettere i puntini sulle i, siccome viviamo in un'Europa dove su queste cose i filosofi degli ultimi 100 anni si sono accapigliati mica male, dall'esistenzialismo in poi, chi pro chi contro Dio, allora diciamo che questo qua, se può servire. Io sono colui che è. Può essere anche tradotto, io sono colui che sarò. Vuoi sapere chi sono? Guarda quello che farò. Da quello che farò capirai chi sono. Realizzo tutto quello che ti dico, sono il Dio fedele. Tu porterai qui il popolo, sono il Dio che libera. Eccetera. Da quello che farò capirai chi sono. Proprio per dire anche il contrario, io sarò sempre quello che sono. E dice la sua stabilità, la sua fedeltà. Può voler dire quella parolina, a dir poche robe, può voler dire anche un'altra cosa ancora. Io sono colui che fa essere, e dice il creatore. E può voler dire il sesto significato che ha questa parola, io sono qui, l'Emmanuel, il Dio con noi. Quel io sarò con te è già dentro la promessa che Dio ha appena fatto a Mosè, è già dentro in questo nome. Io sarò con te, io sono qui. Prendere questi sei nomi. Penso alla Bibbia che è mia, prendete il nostro libro se non ce l'avete, oppure se l'avete lo aprite, così ve li copiate, scriverseli su un foglietto, metterselo davanti e dire di questi aspetti qual è quello che più sto vivendo in questo momento, che più mi è presente, no? Nella mia vita, qual è quello che più mi è lontano, qual è quello di cui avrei più bisogno. E poi diventa un'occasione di riflessione, molto utile anche per noi 3.300 anni dopo. Ma questo è il nome che lui si dà. Che però non è un nome, che comunque lo identifica e dice qualcosa di quel che è, qualcosa di quel che fa, qualcosa, non tutto.